Ciao, allora nel video di oggi vi faccio vedere alcuni dei prodotti che ho acquistato nell'ultimo periodo. Si tratta di prodotti beauty, di abbigliamento e anche un paio di regali che mi sono stati fatti dalle mie sorelle. Quindi iniziamo. Iniziamo con il beauty, quindi iniziamo con Sephora. E ho preso la maschera della Alter Verde, quindi la maschera questa di Sephora, quella in stoffa. L'ho già utilizzata un'altra volta e non ci sono trovata bene, quindi ho deciso di ricomprarla. Ho ancora lo scontrino e l'ho pagata 3,90 euro. Poi ho comprato, questo è un campioncino, ho comprato lo shampoo secco della Sephora, sempre questo qui, perché ne avevo urgente necessità, che avevo i capelli un pochino in déshabillé e non potevo andare da acqua e sapone o da risparmio casa, e l'ho comprato. Ho pagato un pochino troppo perché costa infatti 7 euro, e però appunto è un caso di estrema necessità, vedremo un po' come mi ci trovo. Poi ho preso questo, beh, questo l'ho aperto per vedere com'era l'interno. Questo kit della di Estée Lauder, questo qui, e all'interno c'è il mascara, questo è Sumptuous Extreme Lash Multiplying Volume Mascara, e al full size. Poi c'era all'interno, c'è all'interno l'Advanced Night Repair Air, il contorno occhi appunto, e poi l'eyeliner duo sempre nero e marrone, quindi questi qui. Questo è full size, questa è la mini taglia, e questo appunto è un altro full size, e l'ho pagato 27,50. Io in realtà volevo comprare solo il contorno occhi, però costava eccessivamente, e quindi ho trovato questo kit che appunto oltre al contorno occhi c'è anche il mascara e l'eyeliner, e quindi ho detto beh, prendiamo questo che risparmio, e ci sono anche altri prodotti. Poi ho voluto prendere per provarlo il nuovo Wonderful Cushion, il rossetto. Questo è il numero 04 Wonderful Fuchsia. Sinceramente ancora non l'ho provato perché ho testato solo il tester che c'era da Sephora, però poi non l'ho provato appunto sulle labbra, quindi vorrei vedere anche come funziona, per vedere come si applica. In ogni caso il colore è questo, è un fucsia davvero molto bello, molto intenso, quindi ho detto non posso non prenderlo, e vedremo poi come sta sulle labbra. Quindi poi mi hanno dato due campioncini, questo l'ho pagato 9 euro. Poi mi hanno dato due campioncini, uno di acqua allegoria di Guerlain, dalla pera granita, questa qui, e poi quest'altro sempre di Guerlain, la Petite Robe Noire Marobe Petal, lo Fresh, quindi questa qui. E sono due campioncini, sono molto buoni come profumo, quindi ben vengano due campioncini. Da OVS ho preso la maschera della Montaigne Jeunesse 7 Heaven Tea Tree Sheet Mask, quindi è sempre comunque la maschera in stoffa, questa qui. L'ho provata pochi giorni fa, già una, e non mi ci sono trovata male, quindi ho deciso di ricomprarla. E poi ho preso la spugnetta della Real Techniques, che adesso la Real Techniques la vendono anche da OVS, e quindi ho detto vabbè, prendiamola, senza che poi la prendo quando vado a Londra. Su un'applicazione che si chiama Wish sul telefono, non sono sponsorizzata, ho preso questo qui. Questo che cos'è? Questo è praticamente un portadocumenti da viaggio, all'interno è fatto così, quindi in tutte queste taschine è possibile mettere appunto i documenti di viaggio, quindi le carte di imbarco, le mappe, le cartine, e qui praticamente tieni tutto insieme senza avere 200 fogli. Io nella mia mania di organizzarmi tutto quanto tendo comunque ad avere sempre tutto insieme, tutto stampato, e quindi una cosa del genere in cui posso mettere tutto insieme è più che positiva.
Poi le mie sorelle mi hanno regalato questa crocco qua. Io non capisco a cosa serva. Questo l'hanno preso da Primark al centro commerciale, quello nuovo ad Arese. Non riesco a capire cosa serva, perché nelle indicazioni non c'è scritto. L'hanno pagato comunque 1,50 euro. Io presumo che sia qualcosa che possa servire per lisciare i capelli quando li asciugo. Quindi li metto così e aia, e passo. Però non sono molto convinta, soprattutto perché li tira parecchio. Comunque devo provare, vedremo come funziona, se riesco a capirlo. Se voi lo sapete, fatemelo sapere con un commento qui sotto. Da Decathlon ho preso questi calzini fantasmini. Mi piacciono perché hanno di dietro sul tallone l'antiscivolo qua, praticamente, cioè l'antiscivolo, eccolo qui, e quindi non mi si toglie da dietro al tallone. Avevo comprato un altro paio appunto di fantasmini, però appunto avendo questo problema che mi scivolavano diventavano scomodi, invece così non lo fa. Da H&M invece ho comprato 3 maschere. Allora, ho preso questa che è al carbone e pomice e contiene noci e fico, e serve per le pelli stanche. Io ormai ho 35-36 anni in novembre e quindi ho la pelle inizia ad essere un pochino stressata. Poi ho preso questa ai fanghi del Mar Morto. Questa contiene kombu, che è un'alga, e focus per pelli miste. Queste maschere le ho pagate 2,99 euro. Poi ho preso questa al Tea Tree e contiene all'interno menta piperita, l'olio di menta piperita. E quindi ho preso anche queste 3 maschere. Tonnara di maschere questo periodo. Da chi abbiamo preso questa collana? Io ho una collana del genere dorata e quindi ne volevo una simile argentata, e quindi l'ho presa, e questa l'ho pagata 8 euro. Chiavi, per quanto riguarda gli accessori, ha molte cose simili a Primark, quindi se appunto volete vedere qualche accessorio particolare, andate a dargli un'occhiata, perché probabilmente trovate qualcosa di molto simile. Le mie sorelle mi hanno preso da Primark una collana identica a una appunto che poi c'era da Chiavi, quindi date un'occhiata. Ho preso poi 2 magliette, una... Una è questa, che ha questo scollo così, è abbastanza profondo ma non eccessivo, e quindi è tranquillamente portabile senza aver paura di mostrare troppo, e non è nemmeno volgare, perché sennò se fosse stata eccessiva non l'avrei mai comprata. E ha questa, diciamo, questa apertura qui con il pizzino, il pizzo, che fa un pochino intravedere il reggiseno sotto, però sempre niente di eccessivamente sconcio. Poi simile ho preso quest'altra. Allora, come si infila? Sì, ok. Ho poi preso quest'altra canottiera, sempre diciamo con quello scollo simile a quell'altro, leggermente meno profondo, che ha la particolarità di avere le bretelline, quindi queste qua, e poi di dietro ha ha questa parte qui. Quindi praticamente sulla schiena viene... Aspettate, mi sto impicciando. Ok. Sulla schiena viene appunto così, questo praticamente sta al centro della schiena. E anche questa è molto carina, molto particolare, e veste molto bene, perché comunque è avvolgente, però non mette troppo in risalto, e poi si allarga sui fianchi, e quindi non tende a segnare nemmeno i possibili rotolini di cicetta. Allora, la prima maglietta l'ho pagata 9 euro,
La seconda l'ho pagata 8 euro, questa è già la 8 euro. Da cena ho preso appunto, come dicevo, dei pantaloncini. Allora, ho preso questi. Sono degli shorts a vita media, non sono né troppo alta né troppo bassa. A me, io non porto né uno né l'altro, quindi la vita deve arrivare all'altezza del, più o meno dell'ombelico, forse appena appena sotto. Questi così, sono dei, quindi pantaloncini normalissimi. E possono essere portati sia senza, senza il risvoltino, sia con il risvoltino. Però vabbè, con il risvoltino sono più, decisamente più carini. E questi li ho pagati 15 euro. Che gli hanno l'effetto di scoloratura sul davanti. E sono molto carini. Vestono bene e non sono nemmeno di quei jeans, di quei pantaloncini che arrivano proprio sotto la chiappa. Poi un altro paio di pantaloncini bianchi, simili a quegli altri, però questi sono lo stesso modello, solo che sono in bianco. E anche questi possono essere portati o così o risvoltati, appunto. Stesso prezzo, quindi 15 euro. E poi io ho smarrito nel nulla un paio di pantaloncini neri che avevo ormai da alcuni anni, con cui mi trovavo molto bene. Non li trovo più, e quindi sono andata alla disperata ricerca di un altro paio di pantaloncini neri che fossero un pochino meno sportivi rispetto a quelli che normalmente si trovano. E dopo lunga ricerca ho trovato questi. Questi li ho pagati 9 euro, quindi un prezzo più che dignitoso. Sono così, quindi sono dei semplici pantaloncini neri, però sulla gamba non hanno decorazioni, non hanno pizzetti, non hanno impunture, sono estremamente semplici e è quello appunto che volevo. Sono leggermente troppo lunghi, tant'è che io farò semplicemente un ulteriore risvolto qui in fondo. Con questo risvolto arriva alla lunghezza precisa che mi piace, che mi piace. E questi, l'ho detto, sono pagati 9 euro. Infine sono andata da Tiger, la butto dietro, è tutta con i fenicotteri, e vi faccio vedere quello che ho comprato prima che muoia la batteria. Allora, dovevamo comprare a casa una nuova bottiglia per l'acqua, e quindi ho preso questa. Non so se lo sconto in Italia, in Italia comunque la Italia l'ho speso 15 euro, quindi non ho pagato pochissimo, che è stato 2-3 euro. E appunto ho preso questa bottiglia, sì, e ha il tappo così. Molto carina, molto utile, soprattutto adesso che arriva l'estate con l'acqua che va messa al fresco, e è carina. Poi ho preso questo, che non ne avevo neanche uno, e è carino perché comunque anche quando sto a casa magari mi porto appresso da bere e bevo. E comunque quella cannuccia è molto più pratico. Poi ho preso un nuovo dispenser per il sapone, che quello attualmente che abbiamo è arrivato, si è tutto rovinato, quindi appunto ne ho preso uno nuovo. Questo è di goccio. E infine, ecco, c'è lo scontrino. Allora, la bottigliona, allora, busta, barattolo, la bottiglia 3 euro, il barattolo bicchiere 2 euro, il dispenser 4 euro. Infine, la cosa che mi piace di più è questo qui, è questa praticamente mini alzatina con la sua campana sopra, con questo uccellino sopra, e la trovo molto deliziosa. Io all'interno ci voglio mettere una mini piantina grassa, anche finta, per mettere appunto qua in giro per casa, quindi questo qui. Ok, spero. Questa è venuta vaso decorativo 5 euro. Ok, spero che questi miei acquisti vi piacciono. Corro perché la batteria si mi sta per mollare. E se avete dei commenti e dei suggerimenti, lasciatemi un messaggio qua sotto. Vi ricordo tutti i social. E un bacio. Muah.